Scusiamo per l'interruzione, riprendiamo la diretta. Ricordiamo che al biliardo 7 c'è l'incontro tra De Antoni e Molduzzi. Si sta effettuando la prima tornata dalle due partite che si faranno a 50. Mentre sul biliardo 8 c'è la disputa tra Corvetta e Gagliandro. Antoni è partito con 8 punti. Quarta ed ultima palla giocata di misura per De Antoni. Non dovrebbe creare problemi per Molduzzi per prendere il pallino. Sembra che sia da misurare il punto, probabilmente l'ha lasciata un po' troppo corta, con un eccesso di sicurezza, e infatti la palla ancora bianca. Forse l'ha giocata con troppo zelo. Non era difficile. Per De Antoni c'è un pallino quasi regalato da Molduzzi. Ora Molduzzi va all'accosto. Tiro abbastanza violento di De Antoni. Non ottiene il punto. Seconda palla per Molduzzi all'accosto. Nel frattempo sul biliardo 8 Corvetta realizza 10 punti di tiro al pallino, portandosi a 21 contro i 0 punti di Gagliandro. Torniamo sul biliardo 7, è andato all'accosto di Antoni, ora Molduzzi si trova con due palle da giocare contro nessuna palla dell'avversario. Purtroppo la prima palla Molduzzi non l'ha giocata a buon fine. Ora è costretto a fare il punto con l'ultima. Buono l'accosto, un punto per Molduzzi. Biliardo 6, Gagliandro fa un bel 16 a suo favore. Mentre
3 sul biliardo 7, dove stiamo trasmettendo su Facebook. Molduzzi realizza 8 punti. Posto che induce Molduzzi a tirare il calcio senza nessun tipo di realizzo. Nel frattempo su biliardo 8 Gogliandolo fa un altro 16 a corretta. Portandosi a 32 contro i 21 di corretta. La corvetta adesso ha la facoltà di fare 12 punti e uno in terra 13. Ritorniamo sul biliardo 7, dove Molduzzi va all'accosto. Tiro di De Antoni, 8 punti di rimessa sulla palla rossa. A questo punto direi di staccare un attimo sul biliardo 8, dove Corbetta ha realizzato solamente 2 punti, portandosi il punteggio a 36 contro i 32 di Gogliandolo. Biliardo 7, Molduzzi cerca l'accosto alla biglia, riesce a farlo perché era buono. Ora vediamo. Antonio. Sembra non sia buona la palla di Molduzzi. No, è buona. È buona, è buona. 5 punti per dentro. Tiro. Buona l'esecuzione. 8 punti. Punteggio attuale 40 di Antoni, 8 punti Molduzzi. Posto De Antoni con la seconda palla. Apre un po' il gioco ma non ottiene il punto. Terza palla per De Antoni. E questa volta la posiziona bene. Molduzzi gioca la sua seconda palla, cercherà di cambiare la palla bianca. Bellissimo il colpo, bravissimo. Poteva anche realizzare di più. 4 punti. Biglia sopra Castello, pericolosa per De Antoni. Potrebbe rivelarsi pericolosa. Molduzzi ha ancora 2 palle, mentre invece De Antoni ne ha solo una. E furbescamente decide di perdere gli 8 in terra, ma portare via quella palla lì che era molto pericolosa. Ora bisogna vedere se Molduzzi si accontenta degli 8, sembra di no.
infatti tira il calcio alla bianca, la prende male e così esce anche, no, rimane dentro negli otto, però lui dovrebbe ritirare quella bianca lì, dovrebbe portarla via. Niente da fare, non la prende, probabilmente raccoglierà 5 punti. 5 punti ci porta a 18. Ottimo tiro di Molduzzi, 12 punti, punteggio 30 punti Molduzzi, 40 De Antonio. Buon accosto di De Antonio. Molduzzi dalla parte opposta del bigliaggio cercherà di mettersi tra la palla bianca e il pallino. Ottiene il punto ma non la mette dove voleva. Nessuna difficoltà per Antonio da fare il punto. Infatti gioca la sponda lunga corta. È buono sia la palla rossa che il pallino. Due punti in terra per De Antoni. Molduzzi gioca la terza palla. Di Molduzzi ha fatto carambolare il pallino sulla bianca, dopodiché quest'ultimo è andato a posizionarsi sulla rossa. Sempre sponda lunga corta di De Antoni con la sua terza palla e la posiziona veramente bene. Ultima palla per Molduzzi, dovrà cercare di portar via leggermente con la palla bianca e rimanere sul posto lui. Non si sa se l'idea è riuscita. Ultima palla per De Antoni, probabilmente il punto sembrava rosso, almeno. Niente, era suo già di natura. Un punto solo, può chiudere la partita con 10. Due punti per De Antoni, ancora una possibilità per Molduzzi per avvicinarsi all'avversario.
costo di De Antoni, ma Molduzzi. La gioca di Bisura. Ma questa volta il biliardo l'ha un po' tradito. Una giocata un po' larga veramente. Anche questa palla sembra che... Ultima palla per Molduzzi, purtroppo ha buttato via l'occasione con due punti che sembravano facili, ma non l'ha fatto. Ha toccato la partita Molduzzi, ma non è riuscito, anzi ha bevuto. Inizia il secondo match su biliardo 7. Il primo match se l'ha giudicato De Antoni. Due punti per Molduzzi a inizio secondo match. Su biliardo 8 intanto il punteggio è 48 Galliano, 36 Corbetta. Corbetta attualmente ha la biglia di vantaggio. Ricordiamo che nella mano precedente Corbetta con due biglie non ha fatto il punto, mentre l'avversario non ne aveva più. E gli sono costati 10 punti di tiro al pallino. Torniamo su biliardo 7. Buono l'accosto di De Antoni. Ricordiamo che stiamo trasmettendo su biliardo 7 l'incontro tra De Antoni e Molduzzi. Un'esecuzione abbastanza rischiosa per Molduzzi, non ha fatto il punto. Ora si trova De Antoni con due pali di vantaggio, raccoglie 5 punti. E il tiro di pallino. Dieci punti per De Antoni, si porta a 15, Molduzzi 2 punti.
Vado alla costa di De Antoni. Sul biliardo 8 tira corbetta a punti 39. Dovrebbe fare 12 per chiuderla. Mentre invece Galliandro è a 48. Punti per corbetta e si porta a 47. Galliandro 48. Ci siamo spostati sul biliardo 8 perché siamo sul finale del primo incontro tra Molduzzi e Galliandro. Con questa palla fa partita, bravissimo, 12 punti, chiude il primo match. Inizio secondo lunch, tiro corbetta. Dieci punti per corbetta. Siamo tornati sul biliardo 7. Dieci punti per Molduzzi. Si porta a 15 pari, 15 Molduzzi, 15 Galliandro, 15 De Antoni, scusate. Tiro effetto tre sponde di Molduzzi. Eseguito alla perfezione con un cambio palla. De Antoni all'accosto. Ultima palla da giocare per Molduzzi, dopo l'allungo di De Antoni, gioca un tre sponde di effetto. Buona, posizionata bene. Ora De Antoni dovrà fare appunto. Sembra sì, sembra no, ma purtroppo (totipo)
due punti che valgono 3 per De Antoni porta sul punteggio di 18 a 15 a suo favore. Più 8 di tiro li porta a 26 e Bolduzzi 15. Il giocatore sta affiorando un attimo di stanchezza. Cominciano a fare degli errori che probabilmente all'inizio non facevano. Dopotutto sono già 6-7 ore che stanno giocando, quindi qualche errorino si può fare. Diciamo che chi fa meno errori vince a questo punto. Comunque giocano sempre bene, ricordiamoci, si fanno qualche errorino, ma sono errori dovuti magari alla stanchezza fisica. Ultima palla per Bolduzzi per aggiudicarsi il tiro a pallino. Bravissimo, ha giocato benissimo, bravo. Ha giocato la palla bianca per portare la sua rossa sul pallino. Dieci punti per Bolduzzi e si torna in panca 26 pari. Godono a costo di De Antoni. Terza palla per Bolduzzi. Prende la palla bianca o prende il pallino, dovrebbe farlo sempre. Ma forse non ha fatto i conti con l'altra palla bianca.
era meglio prendere il pallino. Due palle per De Antoni. Punto fatto, ora gioco la seconda palla tentando qualche piccola spighetta qui in cima. Sembra buona esecuzione, ma niente realizzo. Dieci punti per Antoni, porta il punteggio sui 37 a 26 a suo favore. Un'esecuzione che probabilmente non porta da nessuna parte per lo Bontoni, per De Antoni, probabilmente neanche il punto. Buono l'accosto, ora gioca Olduzzi la sua seconda palla. Niente di fatto. Gioca una piccola spighetta Bonozzi, ma purtroppo anche lì niente di fatto. Antoni chiude la partita con 16. E Antoni 2 punti, Olduzzi 0. E Antoni chiude la partita. E Antoni 2 punti, Olduzzi 0. Olduzzi era poco in giornata. Torniamo sul biliardo 8, dove c'è Aliandro che con un retro realizza 8 punti, un punto in terra, fanno 9 portandosi sul 16. Thank you.
contro i 37 di Corbetta. Ricordiamo che il primo match l'ha vinto Gagliando. 4 punti per Gagliando, ma pallino abbastanza corto. Non si sa se è voluto o meno. Corbetta ora è costretto a tirarlo. Niente di fatto. Porta tutto giù. Ottiene il punto. Buono il cambio palla di Corbetta. Ricordiamo che siamo sul biliardo 8, sul biliardo 7 il match tra Molduzzi e De Antoni è terminato a favore a 2-0 per De Antoni. Ora siamo sul biliardo 8, Corbetta contro Gagliando. Primo match vinto da Gagliando. Secondo match conduce Corbetta 37-19. Terza palla per Corbetta. La gioca di misura. Punto fatto. Ora con l'ultima palla Gagliando dovrà guadagnarsi il tiro al pallino. Sta studiando la situazione Gagliando, anche perché non è molto facile fare il punto. O se lo gioca di misura, oppure cercare di portarlo su, dove c'è la sua rossa qua in cima. Però non è facile. Niente, la liscia la palla proprio, non fa il punto. Niente da fare. Corbetta 38, potrebbe chiuderla ma deve fare un 12. Potrebbe anche esserci. Thank you.
10 punti per Cosetta, 38 cerca un retro da punti Galiandro, ma non ottiene niente, però si toglie un po'. Dalla situazione, ora Corbetta giocherà un gioco da contenimento. Purtroppo questa sembra giocata un po' corta e Galiandro potrebbe tirare un tiro di rimessa. Ricordiamo che a Corbetta mancano 2 punti per chiudere il match. Galiandro invece ne ha 19. Tiro di rimessa Galiandro, tira un tiro abbastanza facile per loro, ma senza nulla raccogliere. Il famoso tiro check. A questo punto Galiandro è costretto a cercare un po' la partita. Niente da fare, liscio anche questa. Ora purtroppo penso che non abbia più chance. La tira solo per onor di cronaca, anche questa l'aveva sbagliata. Niente, terminato il match. Corbetta Galiandro 1-1, signori, le quinte prove sono finite. Auguri a tutti, buona serata. Speriamo di avervi fatto divertire. Poi c'è quel gioco.